Dovevo capire che era già spacciato quando ce l'hanno portato. Lei ha fatto l'impossibile, tutto quel che poteva, dottor Kortner. Dice? Però non ho salvato il paziente. Hai fatto tutto ciò che è scritto nei trattati. Ma ora, papà, se permetti, vorrei tentare a modo mio. La sala operatoria non è il luogo per esperimenti. Se è morto, non posso più nuocergli. Va bene. Il corpo è tuo. Fa quello che vuoi. Bene. Fa un'apertura nella gabbia toracica. Immetti una scarica di 100 mA direttamente nel cuore. E poi massaggialo. Io opero sul cervello. Come, da solo? Sì, da solo. Devo far presto, se non è già tardi. Parli come fosse ancora vivo. Lo è. Ho sentito ora una lieve pulsazione. Continua il massaggio al cuore. È quello che sto facendo. Queste microscariche dovrebbero stimolare i centri motori tanto da riattivare il cuore. Poi non avrà più bisogno di stimoli esterni. Non toccare i centri motori, o lo paralizzi per sempre. Che preferisci, la paralisi o la morte? Non sostituirti a Dio. Certe scelte non spettano a te. Quando l'ostetrico deve decidere se salvare la madre o il figlio, chi fa da Dio? È parte del gioco. Del gioco? Il corpo umano non è un rebus che si risolve per tentativi. Meglio andare sul sicuro come gli altri medici, eh? Con te è tutto fiato sprecato. Continua a massaggiare. Tu hai già perso il tuo paziente, dottore. Io salverò il mio. Il suo polso è sempre più brillante. È incredibile. Niente è incredibile se si ha il coraggio di tentare. Sto lavorando da mesi a qualcosa del genere. Nel tuo laboratorio? Sapevo che sarebbe riuscito. Questa è stata la prova del 9. Non si fanno esperimenti sull'uomo se non si è sicuri dei risultati. Adesso lo sono. Basta ora massaggiare. Vediamo un po' se ce la fa da solo. Va bene. Richiudi ora. Io sto chiudendo la breccia. Com'è il polso? Forte e regolare. D'accordo, hai operato un miracolo. Posso non approvare i tuoi metodi, ma sono orgoglioso dei risultati. Un intervento più che straordinario, fantastico. Comunque è troppo rischioso, troppo aleatorio. Gli ha salvato la vita.
E alle conseguenze? Non ci pensi? Hai perso l'ansia dell'esperimento, della ricerca. Senti, l'uomo non è una cavia. Prima di essere fatta sull'uomo un'operazione simile ha bisogno di vaste sperimentazioni. Prove, prove e prove. Su topi, conigli, scimmie, non persone. Se fosse così, quell'uomo sarebbe morto. Senti, papà, un chirurgo non è un manovale che mura mattoni o un idraulico che stura tubi. Il corpo umano è capace delle più impensabili modificazioni. Se solo ne trovassimo la chiave. E io ci sono vicino ormai, vicinissimo. La chiave di che? Di qualsiasi trapianto. Poter trapiantare arti e organi. Riuscire a sostituire parti malate e danneggiate con la facilità con cui si sostituiscono già le cornee. Così che le nuove parti attecchiscano perfettamente sulle vecchie. Oh, è impossibile. È possibile. Col nuovo composto che ho creato, lo farò. Lo so che posso farlo. Certo, certo, lo dici tu. Ne sono sicuro. So di essere vicino. Oh, caro, sono così fiera di te che ti bacerei. Promesse, eh? Sempre promesse. Attento, tuo padre poi ci farà rapporto. No, per interrompere lo spettacolo? Quando vi sarete sposati, che gusto ci sarà a guardarvi? Beh, posso prometterle una cosa, che i suoi nipotini non nasceranno in provetta. Devi sbrigarti se vuoi prendere l'aereo per Denver. Lo sai che quel congresso non può cominciare senza di te. Gian, vedi un po' se hanno fatto la prenotazione. Sì, telefono all'aeroporto, torno subito. Bill, il confine fra il genio scientifico e il fanatismo ossessivo è molto sottile e io non permetto che tu lo varchi. Se non faccio esperimenti, come posso compiere interventi come quello che tu avevi compromesso? Ma io non ti posso più proteggere, capisci? Il direttore se l'è presa con me. È convinto che sia stato tu a portar via quegli arti amputati. E se anche fosse? Io ho bisogno di arti per i miei trapianti sperimentali. Sempre prove ed esperimenti, prove ed esperimenti. Sì, ma sottrarre arti e organi umani, ti rendi conto? Mi sono necessari per lavorare. Certo, ho commesso qualche sbaglio. Ma sbagliando ho imparato, ho imparato. La prenotazione è già fatta. La partenza è alle 3:30. Beh, che avete deciso per il weekend? Oh, quasi niente. Ce ne stiamo tranquilli. Sicuro che non vai nella villa di campagna? Vai sempre a cacciarti laggiù. Quel posto mi dà i brividi. Dovevo venderla quando morì tua madre. Tu quella non la vendi. Non mi piace andare fuori città, lavorare senza gente curiosa intorno. Ci passi troppo tempo laggiù. Allora, ci vedremo fra qualche giorno. Ora sarà bene che mi prepari. Intervento bello o no, Bill? Tu cammini sul filo del rasoio. Non spingerti troppo lontano. Oh, Bill, ogni volta che mi tocchi non capisco più nulla. Ti devo baciare. Bill, ci dobbiamo sposare. Non posso stare senza di te. Sei stata bravissima. Sì, ma quando ci sposeremo? Fra qualche settimana. Poi niente ci separerà più. Sempre insieme. Dottor Kottner. Meno male che è qui. Temevo che fosse già uscito. C'è stata una telefonata molto importante per lei. Sembra una cosa grave. L'ho cercata dappertutto. Era un uomo, un certo Kurt. Telefonava da fuori, dalla villa. E ha detto che è successo un fatto terribile. Dice che vada subito là. Grazie. Volevi sapere cosa mi ha tenuto lontano da te per tanti weekend? Hai la chiave della macchina? Oh, Bill, perché non mi ci avevi mai portata? Alle mie esperienze non è necessario un pubblico. E quella telefonata? Di che si tratta?
Su via, John, basta domande. Ma perché tanto mistero? Cos'è questa storia? Ma tanto presto saremo là e vedrai. Devo sbrigarmi. Che cosa c'è? Cosa ti è successo? Un terribile incidente. Io devo salvarla, devo salvarla. Che cos'è?
Che cosa hai lì? Gerd, presto. Sterilizza gli apparecchi e i ferri, presto. Che cosa vuoi fare? Non vuoi prima dare un'occhiata nella cella? No, ora non posso, questo è più importante. Ma tu non capisci? Ti ho detto che è urgente. Fa come ti dico prima che sia tardi. Non posso perdere tempo prezioso. Vedi, è vero. Quel che è fatto e quel che ho fatto è giusto. Ora ne avrai la prova. Io ricordo il fuoco. Le fiamme. Voglio morire. Voglio morire. Ho fatto altri trapianti con successo. Posso farlo per lei. Ma che trapianto vuoi farle? L'ho recuperata. Lei vivrà e io le darò un altro corpo. Ne rifarò una donna completa. Solo un pazzo. Solo un pazzo può pensare che possa tornare come prima. Non discutere con me. Io l'amo troppo per poterla lasciare così. La farò come era prima. Vedrai. Ma non lo capisci. Non lo vedi. Ogni vita umana ha un cammino tracciato. Un ordine precostituito. Lei aveva un cuore e un cervello. E lo spirito era in entrambi. Non in questo o in quello. No. Io le darò un cervello e un cuore. Già. E la sua anima? Se l'ami come dici, vivrai del ricordo del suo amore. Come puoi pensare di fare di lei una mostruosità? Tutta la mia abilità, la mia scienza erano destinate a questo. Ogni vita ha un sentiero. Ogni passo che ne ho compiuto era diretto a salvare lei ora. Allora intendi proseguire? Sì. Dormi. Riposati, ti salverò. Quanto pensi che potremo tenerla in vita in queste condizioni? 48, 50 ore al massimo. Sì. E tu credi davvero di poter operare il trapianto?
Con successo. Sì. Come il mio braccio. Atrofico e deforme. Il tuo fu uno dei primi tentativi che fallì. Con lei userò il mio nuovo adreno siero. Deve agire. Beh, ora devo andare. Nel caso la polizia o chiunque altro chiamasse, rispondi che tu non sai niente. In ogni modo non credo che arriveranno fin qui. Il suo corpo è arso fra i lottami. Sicuro, sicuro. Senti, Bill, prima di andare, da un'occhiata in quella cella. È per quello che ti avevo chiamato qui. Tienlo chiuso. Stanotte era così inferocito che stava per sfondare. No, no, la porta è troppo spessa. Tienlo chiuso. Ora devo pensare a lei. Devo trovarle un corpo. E come hai intenzione di procurartelo? Bill, come farai? Il mezzo c'è. Il mezzo c'è. Whoa.
Perché ci hai messo tanto? Perché pensavi che venissi? Perché capisci le cose belle. Ce n'erano tante, per la verità. Mi è piaciuto il numero. Solamente quello? Ma il costume nel suo piccolo era piuttosto interessante. E nient'altro? Il resto degli ingredienti è standard. Ma l'insieme è davvero notevole. Tu non hai proprio l'aria del turista. Che fai qui, il ragazzo di vita? Ho preso l'assegno settimanale. Vabbè, se sei in quattrini, ora pagherai da bere. Già provveduto. Fai la piazza per il barman? No, la faccio per me. Io sono la prima donna, caro mio. Posso stare coi clienti di prima fila oppure riposarmi qui con i miei amici. Scommetto che non hai un nemico al mondo. Fammi morire. Fammi morire. Allora, che cosa vuoi? Vedere, dare un'occhiata. Mi pare che l'occhiata l'hai data. E poi? Scelgo il soggetto. Ci siamo capiti, t'è uscito il rospo. Potevi scegliere fra tante ragazze. Perché me? Ma come ho detto, do un'occhiata. Non importa che tu guardi più. Con te non avrò bisogno di fingere. Quando vai su di nuovo? Quando? Calma, ho un altro spettacolo, ma potrebbe essere privato. Ho chiesto così per chiedere. E buttati. E sei nervoso? Sono maggiorenne, sai. No, non è questo, è che ho molto da fare. Cose molto importanti. Beh, se proprio non ti faccio schifo, cosa può esserci di più importante delle cose che potresti fare ora? Beh, io devo adoperarmi per aiutare qualcuno. Qualcuno che ha tanto bisogno di me. Non puoi piantarmi proprio adesso, ora che mi hai messo la smania addosso. Ho già il sangue alla testa. Rimani con me. Non te ne pentirai. Rimani. Forse sei proprio quella che cercavo. Che indelicata! Senti chi parla. Perché non riporti il tuo corpaccio sfatto al bar fra le altre sciupate? Non schizzarle lì. Sono venuta soltanto per cambiarmi. Ho libero accesso e ora vorrei godermi il resto dello spettacolo. Torna fra una mezz'oretta, forse lo vedrai. Schiatta. Ciao, amoroso. Abbiamo conosciuto la regina. Su. Non nasconderti. Sai, non sei il tipo d'uomo che si guarda malvolentieri. Fuori tutte le altre stavano chiedendo di te. Va fuori di qui, due sono giusti e tre sono troppi. Chi può dirmi di andarmene se non mi va? Questo è anche il mio camerino, se non ti spiace. Ci crepa a vedere che incontro. Sì, incontrare ne incontri, ma quanti si fermano, cara? Roditi il fegato. Sì. Te. Beh, è meglio che me ne vada. Perché? Guarda che hai fatto, ti infili qui con quel disastro di... Vediamoci più tardi. Te l'ho detto, tesoro, non te ne pentirai, te lo giuro. Sì, ritorna più tardi. Mi ricorderò di te. Proprio di questo ho paura. Questa battona. Per una volta che riesco a quagliare con un ragazzo di classe, mi rovini tutto! Quante illusioni ti fai? Non ti piglierebbe per scommessa? Chi lo dice? Io lo dico, cara. Che se ne fa un ragazzo così d'un avanzo come te? Io un avanzo? Disgraziatissima cialtrona! Ma doctor nemmeno! Sente! Lasciami! Lasciami! Ti sbrano un piede, sai! Ti sbrano! Ti servo subito! Giù! Sta giù! Ah! Thank you.
Tu, dentro quella cella, che cosa ti hanno fatto? So che c'è qualcuno lì. Batti un colpo se mi senti. Allora non sono la prima. Batti due colpi se non sono la prima. Doveva lasciarmi morire. Lo odio per quello che mi ha fatto. Se sapesse che significa essere così. Tu sai che significa. Insieme noi potremo vendicarci. Non vuoi vendicarti? Che sei là dentro e io che sono qui fuori. Il mio cervello è ancora intatto e l'avermi mantenuto in vita mi ha dato un potere a lui ignoto, ma che tu puoi avvertire. Oltre questa stanza e oltre quella porta. Non è vero? Insieme noi due saremo fortissimi. Abbiamo un potere orrendo come le nostre deformità. Insieme faremo la nostra vendetta. Io penserò a produrre l'idea e tu la realizzerai. Tu sei la forza e io il pensiero. Cosa c'è dietro quella porta? Un mostro. Un mostro che la mente umana non può concepire. Qualcosa di ancora più terribile di lei. No, mio deforme amico.
Come ogni altra scala, l'orrore ha un ultimo gradino. E sono io. No. C'è una mostruosità che supera la sua. Ed è là dentro. Chiusa dietro quella porta. I sentieri della sperimentazione si snodano attraverso montagne di sbagli e spesso ci lasciano nell'orrore e nel buio. Dietro quella porta c'è la somma di tutti gli orrori del dottor Corner. Non aveva diritto di darmi questa vita. Forse no. Chissà. Ma comunque sappia che prima che gli iniettasse il siero, quel mostro là non era che un ammasso di tessuti innestati, senza vita. Giaceva là, inerte mosaico di trapianti di varie parti e di vari individui. Ma con quel siero cominciò a respirare. È impossibile. Avrebbe creduto possibile quello che ha già fatto su lei stessa. Le ha ridato la vita. Lei vive. Solo pochi anni fa i trapianti erano impossibili. Era questo che faceva qui quando nessuno doveva vederlo? Sì. Esperimenti di trapianti su quel... e su me. Farmi strappare le carni volta per volta, prova dopo prova. Le mie speranze svanivano con ogni nuovo braccio che mi innestava, vedendoli disseccare ogni volta. Invece di rafforzarsi. Ma non mi capisce. Ha imparato da questi suoi errori. E lei è restata con lui. E lo aiuta nel suo grottesco lavoro che lui chiama scienza. C'era forse posto per me nel mondo con questo? Un mondo dove la gente mi avrebbe guardato con pietà. Un mondo dove mi avrebbero scansato con raccapriccio. No. L'alcolizzato ha la sua bottiglia. Il drogato ha la sua siringa. Io ho le mie ricerche. Un tempo ero chirurgo. Era la mia vita. E una notte nel laboratorio ci fu un incidente. Dovettero amputarmi il braccio. E lui si è servito di lei per... Non avevo scelta. Era la mia sola speranza. Un chirurgo ha bisogno di due braccia, non di uno solo. Così vede, la mia grottesca deformità resta e resto anch'io. Vivo solo per il giorno in cui compirà un trapianto felice su di me. È per questo che resto. Vuole trapiantare la mia testa su un altro corpo. Sì, ed è follemente convinto di riuscirci. Ma i tessuti del mio corpo respingeranno i tessuti di un altro corpo. Li respingeranno perché sono sostanze estranee. Il trapianto non riuscirà, non attecchirà mai. Gli anticorpi del mio sangue lo attaccheranno come qualsiasi agente patogeno. Sì, ma la sua nuova scoperta, il suo nuovo siero, possono cambiare tutto. Questo siero iniettato nel flusso sanguigno agisce sui gangli linfatici. Qui, nel collo. I gangli che producono gli anticorpi del sangue, che attaccano la materia estranea trapiantata. Non era certo né provato finché non lo usammo su lei. Così, quel liquido nel sangue che viene pompato in ciò che resta di me è quello che mi fa sentire... Potrà avere risultati assolutamente non previsti. Risultati? Vuol dire come questo? Risultati più tremendi del suo braccio di discutibile bellezza. Risultati di un potere, di una grandezza... Potere? Che potere? Ma non vede che è alla mercé di qualunque cosa esista al mondo? Come può parlare di potere? Io ho un grande potere.
questo liquido che mi viene pompato. Il mio cervello arde con esso. Quell'essere là e io siamo in contatto. Vuole che glielo provi? Oh, non può provare niente. Lei non ha poteri. Le farò vedere io, se non ne ho. Tu, dietro quella porta. Fammi capire se mi senti. Chiunque, qualunque cosa tu sia, io ti ordino. Tu mi capisci, vero? Sono solo una testa, e tu sei quello che sei. Ma insieme siamo forti, più potenti di chiunque altro. Dove scappi? Cosa è successo? Sei tu. C'è qualcosa che non va. Accade qualcosa di imprevedibile là dentro. Non c'è niente che non sia previsto. Lei è viva e la terrò viva finché non le ho trovato un corpo. Ma adesso sono stanco. Devo andare a dormire. Allora, non le hai trovato un corpo? Bisogna essere cauti. Se fossi identificato come l'ultima persona vista con una ragazza prima della sua scomparsa... Ma tu credi che lo troverai? Ne riparleremo domani. Buonanotte. Ciao, Bill. Lo sai che stavo già pensando di chiamare una guardia? Come te la passi? Benissimo, Rosie. È un bel po' che non ci si vede. Troppo. Ancora aspetto la telefonata che mi avevi promesso. Beh, lo sai com'è l'internato. Sempre lavoro. Troppo lavoro e niente svago rendono i dottori noiosi. Perderai fascino e aggressività se continui di questo passo. Senti, che cosa ne diresti di un breve corso di anatomia? Con te? Sempre pronto. No, non con me. C'è un concorso di belle forme. Sai, i modelli di costumi da bagno ripieni di belle ragazze. Una giornata campale per gli occhi, ti interessa? Perché no? Roba che ordinano i dottori. Su, andiamo, sali. Ripensandoci, mi viene in mente che devo fermarmi a casa mia a sbrigare alcune cose. È questione di un minuto, ti secca? Seguo sempre gli ordini del medico, io. Quello che tu prescrivi, io faccio. È questo che mi piace di te, Rosy. Sei sempre compiacente. Ehi, Rosy, dove vai a fare una gita? Ciao, Ginny. Si va a una mostra personale. Vuoi dire a concorso? Sì. Avete un posto per me? Ah, certo, come no. Bill, questa è Ginny Reynolds. Ginny, questo è il dottor Bill. Salve. Salve. Sali, ma prima ci fermiamo un istante a casa sua. Certo. Beh, ripensandoci ne faccio a meno. Ora che siete in due è meglio di no. Secondo lui l'unione fa la forza. Beh, stavolta è vero. Giuriamo che non lo uccideremo. E io lo giurerò a voi. Bill, lascia posto. Bene. Grazie, grazie. Signore e signori, sembra che si possa cominciare.
Qua dietro ci sono le 5 ragazze che si sono classificate in finale e noi siamo qui per eleggere Miss Belle Forme. Dopo una rigida selezione abbiamo le 5 finaliste ed esse saranno giudicate solo dai vostri applausi. Ed eccole qua. Prima, Helen Appleton. Betty Brockton. Terry Land. Peggy Howard. Ne conosco uno solo di corpi più bello di quello. Parli del tuo? No, di un altro, di una modella. Ti ricordi quella a scuola anni fa che ebbe quell'incidente? Ah, sì, sì, Doris... Doris Powell? Sì, è sempre in giro. Oh, per la verità, molto poco. Sta sempre nel suo studio e posa per artisti e fotografi. Sì, posa per gli artisti. È il più bel corpo che abbia mai visto. Il più bel corpo. Forse è quello che cerco io. Ma certamente posso tenere in vita Jan solo per poche ore ancora. Devo trovarle un corpo. Lui intende uccidere qualcuna per derubarla del corpo. Mi senti? Sì, tu mi senti. Il fanatismo di Bill lo spinge sempre più avanti, di infamia in infamia. È mai nato il bene dal male? Però pretende di lavorare per il bene dell'umanità. Vuole legarti a una carne non tua. Che c'è di umano in questo? E che esistenza è la tua, chiuso dietro quella porta? Noi dobbiamo fermarlo, capisci? Thank you.
Bene, ragazzi, per stasera ne ho abbastanza. E dai, bello, un'altra. Una sola, per favore. Altri 5 minutini. No, siamo già andati oltre orario. Hey Doris. Verresti a bere qualcosa con me, soli, davvero soli, in un posto dove nessuno ci secchi, dove si possa stare davvero soli. No, grazie. E poseresti per me, privatamente, ti pagherò bene, sai, mica cambiali, bei guadagnetti che non si fanno tutti i giorni, e per non fare si può dire nulla. Io poso solo per la scuola di nudo, il mercoledì e il sabato, dalle 8 alle 10. Sì, lo so, ma si può. Buonanotte. Allora, ha visto lo spettacolo? Adesso si chiude. Un'altra volta porti la macchina e compri il biglietto. Io non faccio beneficenze. Non ti ricordi di me, vero Doris? Non c'è cascamorto che non mi dica questa vecchia, decrepita battuta. Sono Bill Kortner. Bill Kortner. Tanti anni fa, ricordo. Un giorno scazzottasti quel tale che mi prendeva in giro. Dopo il mio incidente. Senti, dove possiamo andare a parlare? No, niente da fare. Perché faccio questo genere di lavoro, voi cominciate a lavorare di fantasia. Vi fate delle idee. Siete tutti uguali. No, mica tutti. Io non ho secondi fini. Va bene, allora sarai migliore degli altri. Forse no. Ma io vi odio tutti lo stesso. Vi odio per quello che mi fece uno di voi. Lo hai dimenticato? Sì, è vero. No, non l'ho dimenticato. Beh, figurati io. Ne porto sempre dietro il ricordo, sempre. Ma Doris, non puoi tapparti qui in eterno a posare nuda davanti a un mucchio di estranei. Senti, paladino, mi sono fidata di un uomo una volta, ciecamente. E che cosa ci guadagnai? Lui diventò pazzo di gelosia e io... Devi dimenticare ciò che... E come posso scordarlo? Ne porto sempre il ricordo con me. Guarda. Ti sembro ancora tanto attraente? Ti interesso ancora? Non ti provoca la nausea. Non guardi da un'altra parte, come fanno tutti gli altri. Per me non sei brutta. Vedo solo bellezza in te. Tu hai uno splendido corpo e una faccia che potrebbe ritornare bella. Sì. La conosco, questa canzone, la conosco bene. Io sono dottore, lo so. Mio padre è maestro di chirurgia estetica. Se uno può aiutarti è lui, ne sono sicuro. Sono stata dai medici. È inutile. Lo sfregio è troppo profondo. Nemmeno a provarci. Questo era qualche anno fa. Oggi niente è intentabile. La tecnica degli innesti è così avanzata che... Beh, iberniamo zone di pelle e raschiamo il tessuto necrotizzato. Lo dici in un modo. Quello sguardo negli occhi... Oh, quasi vorrei crederti. Io quasi vorrei crederti. Togli pure il quasi. Anche se tuo padre potesse aiutarmi, non potrei pagargli la cifra che pretenderà. Non pensare ai soldi, sono più le volte che opera gratis. E perché faresti questo per me? Che cosa te ne viene? Restituirò la bellezza al tuo viso. Te lo staccherò e darò via il tuo corpo. Oh, mi dispiace, Bill. Sono stata scottata tante, tante di quelle volte che ne ho perso il conto.
È duro vivere così. Non vorrei sembrare ingrata, ma... Perché sei stata scottata tante volte, non graffiare. Non perdere la fiducia nella gente, non in tutti. Io ti credo, sì, voglio crederti. Ma sei convinto che si possa fare qualcosa? Mio padre te lo dirà. Senti, noi abbiamo una casetta in campagna. Lui è là per il weekend. Potrei portarti là ora, ti visiterà. Come, stasera? Beh, se preferisci aspettare che torni sempre... No, insomma, non si seccherà di essere disturbato di sera tardi. Beh, di questo mi preoccupo io, Che cosa non farei pur di sbarazzarmi di questo marchio? È per questo che sono qui. Ricordi l'ultima volta che ti ho aiutata? Dove vai? A chi telefoni? A una mia amica, voglio darle la notizia. Prima di sapere quale sarà il verdetto? Hai ragione, io non devo dire niente finché non sarò sicura. Oh, ma la mia amica deve passare di qui più tardi, bisognerà che le lasci un biglietto. Scrivile che vi vedrete poi, altrimenti ti farà un sacco di domande. Prima dobbiamo essere sicuri. Vatti a preparare, su. Sarò pronta in un minuto. Tieni, dille che ti farai viva tu. Lo lascerai sul tavolo, lo vedrà. Sono uscita con un vecchio amico, Bill Kortner. Ti chiamo domani, Doris. Ecco. Lo metto sotto il lume. Lo vedrà, no? È il primo posto dove guarderà. Le lascerò le luci accese. Quanto ho aspettato questo momento. Anche io. Ancora. Prova ancora. Devo vedere la tua mostruosità. E tu devi vedere la mia. Chissà chi di noi due è più orrendo. Benché niente possa destare orrore più di me. Una testa senza corpo. Una testa che dovrebbe essere nella tomba. Lo odio. Lo odio per quello che mi ha fatto. Tu sei forse più orrido di me? Zitto! Viene qualcuno. Do da mangiare al tuo amico. Mentre tu ti nutri d'odio, lui vuole carne. Ti si addiceva assai più il tono timoroso di prima. Pensi che abbia paura di quello là dentro? O di te? Povera testa in cerca di un corpo. La gente ha paura delle cose che non capisce e che non può vedere. Oh, ma di cosa stai parlando? Tu non sai che è un aborto di vita. È un aborto di morte. Perché dovrei avere paura di qualche colpo su una porta? Stanotte sei scappato. Temevi ciò che immaginavi ci fosse là dentro. Io? Immaginavo? Se l'ho aiutato io a mettere insieme pezzi e pezzettini che lui rubava all'ospedale. Un braccio amputato, una gamba, un torso. L'ho aiutato io a comporlo come un mostruoso gioco a incastro. E la stessa medicina che dà a me per riattivare le mie linfoglandole, l'ha data a quello? No. No, su di lui provò un'altra formula, ma non ebbe il successo ottenuto dal siero che usa per te. Però fu sufficiente a far attecchire i trapianti. Se il tuo esperimento ha successo, ho
Allora verrà il mio turno. E che cos'altro gli è successo? Che significa cos'altro? Beh, ha subito mutazioni, certo. È cambiato considerevolmente. Perché non apri la porta e guardiamo come è cambiato? Senti tu, t'avverto! Fai meglio a smettere di tormentarmi. Sono stanco di te e dei tuoi discorsi insidiosi. Avrebbe dovuto tagliarti la lingua, già che c'era. Hai paura? Paura di chi? Di te? No, non più ora. Ma di lui? Neanche di lui! Tiene chiuso là dentro perché stia al sicuro e basta. E da chi? Da me? Tu sei un mostro. Spero che prolunghi la tua esistenza in un'agonia senza fine. Allora vedremo chi di noi riderà. Miserabile pazza! Prendilo! Uccidi! Oh, il mio braccio! No! Uccidi! Tuo padre vivete qui? Solo nei weekend, quando vogliamo riposarci un po'. Certo, è un posto solitario. Ma più lontano sei dalla curiosità. Insomma, c'è quiete, silenzio, quasi dimenticano i rumori e telefono. Sì, lo credo. Siediti, beviamo qualcosa, Mio padre tornerà subito. Come? Non è qui adesso? Su via, Doris. Ho l'aria di un mostro, di un maniaco sessuale. Impara ad aver fiducia in me e nella gente come me. Scusami, mi fido di te. Mi metto nelle tue mani. Allora, non posso davvero chiedere di più. Torno subito.
cominciavo a credere che mi avessi dimenticata. Dimenticata? Ah, Doris, sei diventata importante per me. Molto importante. Ci ho messo un po' d'acqua, così sarà meno forte. Bravo. Io non sono una gran bevitrice. Neanch'io. Beh, allora beviamo al tuo avvenire, qualunque esso sarà. Al mio avvenire. Caldo tremendo qua dentro. Mi sento un po' strana. Bill, mi hai messo qualcosa nel bicchiere. Non è vero. Detto che ti portavo un corpo. Un corpo bellissimo. Presto sarà tu. Bill, non puoi. Sì che posso. Io ti voglio come una donna completa, non in quel modo. È un crimine volerti mantenere in vita. È un crimine per la scienza fare un balzo in avanti. Questo genere di cose va fatto. Giudicherai alla fine. Ora devo spiegarmi. La droga avrà un breve effetto e lei si sveglierà. Quando tornerà in sé, sarà la tua testa a svegliarsi cosciente per lei. No, no, Bill, devo fermarti. Non puoi. E chi me lo impedirà? Ora ho bisogno di silenzio. Ma io non tacerò. Ecco fatto. Thank you.
diritto di farmi morire. Ha 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 ha!